ore 8:30 la mattina, stiamo andando all'asilo, stiamo portando Sara e poi dopo andiamo in montagna a fare la gita per il mio compleanno. Ne hai visto se siamo stati in piedi? Prepariamo lo zaino e andiamo sulla in alto montagna, vediamo se ci prendono sotto. Dobbiamo fare questa strada, è una piccola strada di montagna, ci vorrà circa 35 minuti, adesso è molto bella, piena di villette, ma poi dopo si stringerà, ci saranno un sacco di sentierini. Siamo in marcia da 17 minuti e c'è ancora un bel po' da fare. La vita è come l'escursionismo. Parti con entusiasmo, poi durante la strada senti di non potercela fare, ma devi andare avanti. Dopo circa un'ora e mezzo di cammino in mezzo alla neve e in mezzo veramente al sentiero, era veramente impegnativo. Qua è la nostra meta. Finalmente ce l'abbiamo fatta, dopo circa un'ora e 42 di scalate, l'ultima parte era veramente estrema e credetemi, era veramente estrema. Quarant'anni e non c'è modo migliore di festeggiare qua in alta montagna e mia moglie mi ha fatto una sorpresa, andiamo a vederla. Bellissima. Adesso paradossalmente viene la parte più pericolosa, bisogna scendere e io non sono molto tranquillo, andiamo. Il problema, l'handicap di oggi qual è? Che c'è la neve e c'è spazio tipo qua con una spanna e qua sotto ci sono qualcosa come 100 metri di vuoto. Tempo di discesa 1 ora e 10. Andiamo a prendere i bambini. Allora, stiamo facendo una gita di fine giornata, visto che oggi il movimento non ne abbiamo fatto. Non potevo festeggiare i miei 40 anni in modo migliore. Ringrazio veramente la mia famiglia per avermi fatto passare una giornata memorabile. Io ringrazio voi che mi avete guardato fino a questo punto e vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto e trovate il link qua sopra.
e vedere anche l'ultimo nostro video, che è questo qua. Va bene? Vi saluto, ciao ragazzi, alla prossima, ciao ciao!